Senza pensare a ciò che vanno incontro, sono sempre di più i giovani che iniziano a fare uso di sostanze stupefacenti. D'altra parte, per contrastare il fenomeno di consumo e di spaccio, proseguono senza sosta i controlli sul territorio di Fano da parte degli agenti del commissariato. Nell'ultimo periodo i poliziotti si sono concentrati nel centro storico, come in via Cavour, alla Rocca Malatestiana, in piazza Miani e nella zona del Pincio. Gli orari scelti, invece, sono quelli di entrata e di uscita dalle scuole, quando è maggiore l'afflusso di studenti. In totale 3 sono le persone denunciate in stato di libertà per spaccio, di cui 2 italiani di 19 e 25 anni ed un 20enne tunisino residente a Cucurano di Fano. Al momento della perquisizione il giovane aveva addosso diversi grammi di droga. Altre 7 persone inoltre sono state segnalate alla prefettura come consumatori, tra queste 3 minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Durante i controlli in totale sono stati sequestrati 50 grammi di hashish, 20 di marijuana e 5 di eroina.